Il nuovo film Pixar sta ricevendo pareri discordanti, qualche commento positivo, ma anche tantissime stroncature. Generalmente non viene apprezzato più di tanto e questa tendenza si riflette sui risultati ottenuti al botteghino. Gli incassi finora deludenti a fronte di un budget intorno ai 200 milioni sembrano preannunciare un flop assicurato e se in parte posso comprenderne i motivi, devo dire che non li condivido appieno. Elemental è sicuramente un film imperfetto. Per quanto siano nobili i messaggi che vuole lanciare, questi non vengono esaltati al meglio nella trama. Complice una storia d'amore fulcro degli avvenimenti non sviluppata in modo brillante. Il mondo presentato all'interno della pellicola è indubbiamente affascinante. L'idea di una città in cui convivono i vari elementi offriva spunti interessanti, almeno sulla carta, ma in pratica questa suggestiva realtà viene raccontata in modo a dir poco superficiale. Al netto di questi difetti, ciò che di positivo troviamo nella pellicola sono prima di tutto animazioni stupende, ma da Pixar non ci si doveva aspettare di meno. Personaggi ben caratterizzati con le proprie peculiarità e importanti principi che meritano di essere trattati anche in film d'animazione di questo tipo. Alla luce dei recenti insuccessi, Pixar ha deciso con Elemental di fare un passettino indietro, narrativamente parlando, puntando su una storia semplice, per certi versi addirittura banale, visto che più o meno tutte le svolte narrative risultano largamente prevedibili, ma attraverso la quale è stato comunque possibile portare su schermo situazioni estremamente attuali, analizzate in modo chiaro e genuino. Attraverso questo film vengono trattati argomenti complessi come l'emigrazione e la conseguente difficile integrazione delle persone costrette per un motivo o per un altro ad una scelta di quel tipo, il rispetto per la diversità che dovrebbe essere abbracciata, non respinta, e il pesante senso di costrizione che possono avvertire i figli davanti ad una strada tracciata per loro dai genitori attraverso difficili sacrifici. Elemental unisce quindi un classico racconto di formazione a temi estremamente attuali riguardanti la collettività, quest'ultimi portati su schermo in modo molto efficace sotto determinati aspetti, meno per altri, soprattutto attraverso la storia della famiglia di Amber, una ragazza di fuoco attorno a cui ruota l'intera vicenda e protagonista di quel percorso di crescita a cui ho accennato in precedenza. Fondamentale in tal senso è il suo rapporto con Wade, un acquatico che l'aiuterà a trovare la propria strada. Sarà proprio grazie alla nascita e al successivo rafforzarsi del legame tra questi due personaggi che Amber scoprirà nuovi lati di se stessa e troverà la forza di comunicare con i propri genitori. Purtroppo anche in questo caso, esattamente come per quanto riguarda il tema dell'emigrazione, narrativamente parlando il film lascia abbastanza a desiderare. Fulcro dello sviluppo di Amber e della trama in generale è la sua storia d'amore con Wade, storia che passa ovviamente da alcuni snodi fondamentali, che però sembrano quasi arrivare a ripetersi. Soprattutto nella parte centrale si avverte fortemente un totale stop all'azione, anche abbastanza forzato, in favore dello sviluppo del rapporto tra questi due personaggi. La pellicola comincia così a girare su se stessa, tant'è che in più momenti pare di assistere alla stessa identica scena, per significato e messaggio, ma in contesti differenti. Se a ciò aggiungiamo un'estrema prevedibilità, capite bene che la sceneggiatura non abbia poi molto da offrire. In mancanza di questo elemento, la forza di Elemental doveva risiedere tutta nella costruzione del mondo in cui è ambientata la storia, il cosiddetto world building, ma anche questo punto non credo sia stato centrato al 100%. Visivamente parlando, il film è splendido. Il modo in cui gli animatori sono riusciti a racchiudere gli elementi in esseri antropomorfi è a dir poco eccezionale. Wade, Amber e in generale tutti gli altri personaggi incarnano perfettamente le peculiarità della materia di cui sono composti. Gli acquatici, pur essendo personaggi fisicamente ben definiti, che trasmettono una sensazione di solidità, mantengono grazie ai movimenti del corpo e al loro modo di interagire con l'ambiente quell'idea di fluido amorfo tipica dell'acqua. Stesso discorso può essere applicato agli individui di fuoco. Le fiamme di cui sono composti e il come queste interagiscono con ciò che le circonda restituiscono appieno le sensazioni di quell'elemento. La terra si manifesta invece sotto forma di creature simili a piante e arbusti, e infine l'aria diventa un popolo di soffici nuvole. Proprio perché i personaggi risultano incredibilmente affascinanti da un punto di vista estetico, sarebbe stato interessante vederli interagire all'interno di una città plasmata sulle loro caratteristiche, e ciò è anche stato fatto, in minima parte. Quel poco che ci viene mostrato di Element City è secondo me quanto di meglio il film ha da offrire. Le inquadrature che raccontano una metropoli dinamica e colorata, insieme alle piccole scene di vita quotidiana di questi curiosi esseri che è possibile vedere sullo sfondo di alcune sequenze, introducono lo spettatore alla reale magia del film. Peccato che poi questa resti distante, appena abbozzata e mai realmente approfondita. Di quattro elementi abbiamo un focus solo sul fuoco e un pochino sull'acqua, mentre terra e aria vengono quasi del tutto ignorati.
Raccontare un elemento e mezzo su quattro per un film che si chiama Elemental, basato tutto sugli elementi, è decisamente poco. Gli elementi non è che si sentano poi così tanto, ecco qual è il problema principale. La città doveva essere trattata come un personaggio, al pari di Amber e Wade, invece è stata relegata al ruolo di comparsa e così la peculiarità più interessante della storia è andata a perdersi. Elemental poteva dare tanto di più. Alla fine quello che abbiamo è un film tecnicamente ben fatto, che comunica buoni messaggi, ma che non osa dal punto di vista narrativo e lascia un po' l'amaro in bocca per quelle potenzialità non sfruttate. Uscendo dalla sala non si ha la sensazione di aver buttato via del tempo, perché comunque la pellicola risulta godibile, ci si fa due risate, sul finale magari ci si arriva anche a commuovere, io non faccio testo perché con i cartoni mi commuovo sempre, ma in alcuni momenti purtroppo a prevalere la noia. Diciamo quindi che a differenza di altri film d'animazione, se questo passasse in televisione personalmente non lo rivedrei, ma sono comunque più o meno soddisfatto della mia esperienza al cinema. Ora vorrei scendere un po' più nel dettaglio con la recensione. Per chi non avesse ancora visto Elemental, sconsiglio di proseguire con la visione del video. Per tutti gli altri invece, gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. Parliamo proprio di quelli che secondo me sono i pregi e i difetti di scrittura maggiori del film. Per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, ho apprezzato enormemente ciò che viene mostrato del passato della famiglia di Amber. Le loro difficoltà nel trovare casa una volta giunti nella città e gli episodi di discriminazione cui sono sottoposti perché considerati troppo pericolosi portano perfettamente su schermo gli assurdi problemi di integrazione che deve fronteggiare chi abbandona il proprio paese d'origine in cerca di fortuna. Ho inoltre apprezzato il modo in cui la comunità del fuoco sorge all'interno di Element City, sviluppandosi attorno al focolare, il negozio del padre di Amber, nel quale è possibile trovare articoli indirizzati esclusivamente alla popolazione di quell'elemento. Un tipo di situazione che rende perfettamente l'idea di come quartieri etnici sulla scia di Chinatown e Little Italy nascano all'interno di grandi metropoli. Il regista Peterson è stato eccezionale nel raccontare quel tipo di realtà, probabilmente sfruttando anche episodi del suo vissuto personale, visto che i suoi genitori sono immigrati di origine coreana. A non essermi piaciuto affatto è il motivo per cui la famiglia di Amber lascia la terra natia. Mi aspettavo un evento traumatico che giustificasse appieno questa difficile scelta di vita, magari collegato alla totale avversione che il padre manifesta nei confronti degli acquatici, e sembrava essere così, almeno inizialmente. La tempesta abbattutasi sulla Terra del Fuoco pareva dare forma a quelle che erano le mie aspettative, solo che poi tutto si risolve in un nulla di fatto. Non solo l'evento non viene in alcun modo collegato al popolo acquatico, ma non causa neanche conseguenze così irreparabili per la famiglia di Amber. La loro casa viene distrutta, ma il film non suggerisce minimamente che non avessero i mezzi necessari per poter ricominciare. Abbandonare i propri cari e la propria terra appare come una scelta a dir poco drastica, soprattutto considerando il fortissimo attaccamento che questi individui manifestano per le proprie origini nel corso della pellicola. Purtroppo per me questa superficialità narrativa su quello che poi è il primo tassello della storia raccontata in Elemental fa perdere un po' di forza all'intero messaggio. Comunque questo lato della sceneggiatura è senza ombra di dubbio quello che ho apprezzato maggiormente. A non avermi convinto in assoluto è stata l'evoluzione del rapporto tra Amber e Wade, perché ai miei occhi è parsa forzatamente rallentata. In più sequenze i due raggiungono un alto livello di sintonia, sembra che il loro amore debba finalmente sbocciare e ogni volta, per un motivo o per un altro, l'inizio di questa inevitabile relazione viene rimandato. Prima la scena sulla spiaggia, dopo la cena a casa dei genitori, poi la visita al museo, tre situazioni dove il legame tra questi personaggi pare pronto a consolidarsi e invece si lasciano sfuggire il momento. Il che potrebbe anche non essere un problema, se la storia attorno alla loro relazione fosse vagamente interessante, ma è tutto così dannatamente scontato e banale. Dopo i primi 10 minuti sai già cosa succederà nel film. Mentre guardi una scena, puoi perfettamente immaginare ciò che accadrà nella prossima. Non c'è una sorpresa, un sussulto, nulla, una piattezza disarmante. In questo modo è inevitabile che ad un certo punto per un pubblico adulto subentri la noia. Magari i più giovani non avvertiranno tali problemi e con questo film si divertiranno tantissimo, ma la forza principale della Pixar era proprio che attraverso storie non scontate anche gli spettatori più grandi potessero godersi il film, forse addirittura più dei piccolini, e questo aspetto in Elemental manca terribilmente. Senza contare gli assurdi pretesti tirati in ballo per mandare avanti la trama, come la ditta che si rifiuta di riparare una crepa che potrebbe portare allo sterminio di un intero popolo perché hanno litigato con Wade. Siamo onesti, ci si poteva inventare di meglio e non mi ha neanche convinto che i dubbi di Amber venissero fuori così avanti con il minutaggio. Era un argomento che poteva essere introdotto prima, in questo modo sembra buttato un po' a casaccio.
come se non sapessero più che inventarsi per mandare avanti la storia, soprattutto quando la ragazza riesce finalmente a controllare la propria rabbia in negozio dopo essersi innamorata di Wade. A quel punto sembra tutto perfetto, non c'era praticamente più nulla da raccontare e invece, sorpresona, nuovo problema. Questa gestione non mi è piaciuta più di tanto. Direi che con questo ho espresso tutte le mie perplessità sulla pellicola, cercando di metterne in luce anche i lati positivi, perché ripeto, per me Elemental rimane un discreto film, non è assolutamente un totale flop come molti lo stanno descrivendo, solo che poteva dare tanto ma tanto di più. Ora però ditemi la vostra nei commenti, da che parte state? Rientrate più tra quelli che l'hanno apprezzato o anche per voi si è rivelato un totale disastro?